gentlemen, this is the Ricardo Sada News. Tecnicamente parlando, davvero non mi so dare la spiegazione su come mai guadagnare niente per guadagnare niente, uno non tenti la carta della novità, non tenti un percorso diciamo individuale, un percorso contemporaneo individuale. Mi sembra di capire che la gente pensi che copiare o inseguire quello che sta già succedendo all'estero possa dargli forse preparargli un terreno più fertile per le sue serate. Forse è proprio il nuovo modello di business della musica, cioè il fatto che è più importante fare una serata perché ti porta qualche soldo che fare un disco che spinge i produttori a copiare quello che sta suonando all'estero, perché uno immagina di potersi inserire in una corrente e se nella corrente riesce a dare qualcosa di più, a emergere e di conseguenza andare a fare una serata magari negli Stati Uniti o da qualche altra parte dove l'EDM sta trionfando. Forse è questo, forse il limite è che i festival sono così preponderanti rispetto a tutto il resto della distribuzione e promozione della musica che orientano i nostri disc jockey a fare questo. Oppure la paura di non esserci li costringe a fare delle cose che in qualche modo possano esserci, però chiaramente non c'è mai la novità, insomma, non è un percorso intelligente. Io da parte mia tenterò sicuramente di fare un percorso più intelligente, anche se non posso presentarmi con una rivoluzione o con un pezzo fuori di testa o con uno stile irriconoscibile, in quanto probabilmente sarei tagliato fuori, non avendo alle spalle la media che mi supporta, non avendo alle spalle un bilancio come quello che avevamo che poteva permettermi di fare investimenti di ogni tipo, non avendo alle spalle, dicevo, un bilancio che mi poteva permettere di fare investimenti sulla comunicazione per far sapere quello che stavo facendo, oggi devo fare un percorso molto più modesto, molto più umile e tentare di infilarmi attraverso dei dischi belli anch'io in quella corrente. Dopodiché sarà compito mio ovviamente onorare il marchio che ha sempre contraddistinto la media, cioè The Sound of the Future. In breve, cos'è che ti piace oggi a livello di dance? Allora, io ho un'idea già molto precisa, che è questa Future Techno di cui ti ho parlato, che ho già come modello in testa. Devo solamente riuscire a realizzarla perché è abbastanza nuova. Ovviamente Future Techno è come Mediterranea Progressive, me la sono inventata per cercare di personalizzare il più possibile il mio sound. Certo. E ho approfittato dell'invenzione Future House per, come vedi, inserirmi nelle correnti, ma in qualche modo personalizzarle per cercare di avere più attenzione che non essere lì semplicemente come un qualunque pescetto in un branco enorme. E la musica che piace a me oggi è l'EDM. Mi dispiace per tutti quelli che l'EDM la odiano, ma io trovo che l'EDM abbia un fascino per noi ancora forse non troppo chiaro, che è quello del festival. Un pezzo che suona in un festival non è uguale a un pezzo che non ci suona, che non può suonarci perché non ha le armonie sufficientemente larghe per reggere la pressione di questa gente che è sotto il palco ad applaudire, a guardare, a ballare, a incantata ad ammirare il disc jockey che sta lavorando. E solamente cogliere questa differenza tra un disco che può suonare in un festival e un disco che non può suonare nel festival, attenzione, parlo dello stesso genere musicale, ma ci sono quelli che possono e quelli che non possono suonare a seconda di come sono realizzati dall'inizio. Cogliere questo, secondo me, è già entusiasmante e per questo mi entusiasma l'EDM. L'unica cosa che non condivido dell'EDM sono le sonorità che, dal mio personalissimo punto di vista, sono un po' troppo medie. Medie intendo dire troppo
troppo tagliate, troppo masterizzate, troppo dure, troppo... Il mastering si fa sentire quasi quasi più nella ricerca del suono. E quindi questa è la parte che non mi piace. Ma per il resto è decisamente la musica che... Ma d'altro canto è ispirata agli anni 90. Negli anni 90 io la facevo da... non dico da padrone, ma andavamo molto forte. Abbiamo, solo quest'anno abbiamo concesso tantissime, centinaia direi, di licenze, permessi a campione, di campionamenti, di pezzi, di come si dice, cover, di un mashup, di tutto, insomma. Perché? Perché l'EDM affonda praticamente le sue fondamenta, le radici nella house techno degli anni 90, insomma, quella che ci ha contraddistinto come Media Records. Amo questo genere musicale, ma lo farò in un modo leggermente diverso, se posso. In realtà non stai svelando dove la farai, immagino, dall'Italia, ma con una... Ma io te la posso svelare. Io in parte te la posso svelare, quindi il chi possiamo già anche quasi dargli un nome. Non sarà Media Records, sarà una piattaforma di intrattenimento e lucro, lucro inteso come di guadagno, no? L'intrattenimento e guadagno per tutti coloro che lavorano nella musica, intendo tutti gli attori che partecipano a questo bellissimo gioco della musica, specialmente quella dance. Quindi parliamo di disc jockey, parliamo di musicisti, parliamo di videomaker, parliamo di produttori, parliamo di tutti quelli che partecipano a questo gioco. Per tutti ci sarà l'opportunità di guadagnare, sarà un gigantesco marketplace dove ognuno potrà creare il suo valore e venderlo. Poi dopo nei particolari lo vedremo quando la piattaforma la presenterà ufficialmente. E non è comunque Media Records e non è neanche Gianfranco Bortolotti. Gianfranco Bortolotti è solamente l'autore di questa piattaforma e il produttore di dischi che servono a finanziarla.